Ehi, Tom! Ero sicura di incontrarti qui. Da quando mi ci hai portata mi è sempre piaciuto questo posto. Ho avuto la notizia. Forse dovrei dirti congratulazioni. Solo se lo pensi davvero. Ah beh, in questo caso. Come va? Stai bene? Starò bene. Prima o poi. Siedi, se ti va. Accidenti, che bel vestito. Ah, grazie. Ma sai che sei in gran forma. Anche tu, sul serio. Grazie. Ho dato le dimissioni. Veramente? Non lo sapevo, è una grande notizia. Mentre tu, invece, ti sei sposata. Eh sì, assurdo, eh? Me lo potevi dire. Quando non lo ci siamo sai, rivisti al matrimonio. Abbiamo ballato addirittura. In realtà ancora doveva chiedere. Ma stavate però già insieme, vero? Sì. E perché hai ballato con me? Perché mi andava di farlo. E tu sei una che fa solo quello che le va di fare. Non hai mai voluto essere la fidanzata di qualcuno e ora sei la moglie di qualcuno. È sorprendente anche per me. È una cosa che non capirò mai, sinceramente. Insomma, per me non ha nessun senso. È successo e basta. È appunto questo che non capisco. Cosa è successo? È successo che un giorno mi sono svegliata e lo sapevo. Sapevi cosa? Quello di cui con te non ero mai stata sicura. Sai cosa fa incazzare? Rendersi conto che tutto quello in cui si crede è una gigantesca bufala. Fa incazzare! Di cosa parli? Delle solite cose, il destino, l'anima gemella, il grande amore e tutte le altre favole. Per deficienti. Cazzate. Avevi ragione tu, dovevo darti ascolto. No. Lo penso invece, anche se ti fa ridere. Non sto ridendo di te. Ah no? Allora cos'è che ti fa ridere? Che destino e casualità in realtà coincidono. Quel giorno ero sola, seduta in un caffè a leggere Dorian Gray e niente, a un certo punto si avvicina uno. Mi chiede se il libro è interessante. Ora siamo marito e moglie. D'accordo, ok, ti ha portata. E quindi? Quindi, se anziché al bar andavo al cinema, o se invece del caffè avessi avuto voglia, per esempio, di un gelato, oppure fossi uscita 10 minuti più tardi, è chiaro che doveva succedere. Non faccio che ripetermi. Tom aveva ragione. No. Sì, ti giuro. Davvero. È così. Il guaio è che non avevi ragione a pensarlo di me. Adesso devo andare, ma sappi che sono molto contenta di vedere che stai bene. Sole!
Spero veramente che tu sia felice.